Il Comitato delle Regioni ha discusso altresì della crisi greca nel corso della plenaria. E qual è la posizione che lei ha espresso a nome della delegazione italiana? Anche sulla questione greca vi è un importante elemento di novità. La delegazione italiana, che comprende praticamente tutte le forze politiche che operano in Italia e che in Italia spesso litigano, qui ha espresso una posizione unitaria. La posizione unitaria è l'auspicio che l'Unione Europea e la Grecia trovino un accordo. La Grecia non può e non deve uscire dall'Unione Europea. Noi abbiamo auspicato che l'Unione Europea consenta una rinegoziazione dei debiti in modo tale da rendere sostenibile il peso per l'economia greca, ma nello stesso tempo abbiamo auspicato che i greci vadano avanti con una politica di riforme determinata che consenta alla Grecia di essere credibile. Abbiamo chiesto che la politica di austerità sia accompagnata da una politica di solidarietà e di sviluppo. L'Europa deve cambiare pagina, voltare pagina, e su questo tutta la delegazione italiana era d'accordo.